Allora, questo convegno intitolato Roma chiama Europa, organizzato dall'Associazione Radicali Roma, tra i relatori c'è Maria Laura Turco, che è una militante, un'iscritta a Radicali Roma, che ha portato una relazione molto importante e anche applaudita sulla Bolkestein, su tutte le varie procedure di infrazione, sulla questione delle concessioni demaniali. E in merito a questo, qui su Libri TV ci racconta una piccola cosa, un aneddoto molto pertinente che non è raccontato e quindi l'abbiamo in esclusiva. Sì, niente, a questo punto vorrei raccontarvi com'è nata l'idea del convegno e quindi tutto quello che poi viene dopo il deposito dei ricorsi a Bruxelles per l'avvio di procedure di infrazione contro lo Stato italiano. Perché lo scopo del nostro convegno è soprattutto di fornire gli strumenti alle persone che hanno partecipato o a chiunque insomma dovesse venirne a conoscenza della possibilità di avviare procedure di infrazione contro lo Stato italiano quando vengono violati i diritti tutelati dalla normativa comunitaria. E allora diciamo che quest'idea è venuta fuori perché un signore, FG, che quando era ragazzo, anche se lui ancora adesso è un ragazzo, un ragazzaccio, ha fatto il bagnino a Ostia, poi ha lavorato come autista dell'ATAC e adesso è in pensione. Lui si è incaponito, ma ha raccontato che non ci dormiva la notte se non faceva questa cosa. Lui ha voluto fortemente che noi presentassimo un esposto alla Procura della Repubblica, ma lo abbiamo indirizzato anche alla Capitaneria di Porto, al Sindaco e ad altre autorità che se ne occupano, un esposto nel quale denunciavamo la situazione del lungo muro di Ostia, delle concessioni che sono rinnovate automaticamente ai precedenti concessionari e dei cancelli chiusi che nel 1989 l'allora pretore Amendola fece aprire dei varchi di libero accesso alla battigia per consentire alle persone di accedere alla battigia per scopo di balneazione senza dover necessariamente pagare il biglietto d'ingresso al cancello dello stabilimento. Niente, in questo esposto noi abbiamo un po' narrato la situazione, siamo andati a guardarci le norme in materia, abbiamo scoperto di questa direttiva Bolkestein e abbiamo scoperto che c'era una procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato italiano per violazione del principio di libera concorrenza e delle determinazioni appunto della direttiva Bolkestein. Il nostro esposto è quindi partito da questo lungo muro di Ostia, perché a Ostia tu il mare, se passeggi o corri sul lungomare, il mare tu non lo vedi mai, perché o è coperto da questo muro alto oppure un muretto più basso, però sul muretto più basso c'è il piantamento di una siepe alta o c'è una sovrapposizione di teli che ti impedisce di guardare dentro, all'interno, e quindi di vedere il mare, perché i concessionari degli stabilimenti hanno fatto di questo tratto di spiaggia una proprietà privata. E diciamo che non è come nei film americani dove il giardino del vicino, che sia sempre più verde, tu lo vedi perché i giardini sono contigui e non c'è nessun ostacolo alla visuale, e invece a Ostia siamo un po' come nel Medioevo, dove le alte mura che circondano il castello impediscono la vista dall'esterno verso l'interno, ma portano anche l'ombra dentro, e chi vive dentro il castello vive all'ombra, il sole non lo vede mai. E niente, quindi questo signore, questo FG, si è incaponito, era così determinato, ci ha portato a questo esposto, e ecco qua che però poi dall'esposto è venuto fuori un convegno, sono venuti fuori dei ricorsi per procedure di infrazione a Strasburgo. E allora quello che dicevamo prima, cioè noi siamo partiti da Ernesto Rossi, da Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, importantissimo, i padri del federalismo europeo, coloro che mentre erano reclusi in un carcere umido, magari forse non sovraffollato come i carceri dei nostri giorni, anziché pensare ai casi loro, quindi alla famiglia, al lavoro, ai soldi che ovviamente non avevano perché stando reclusi in un carcere non è che potevano lavorare, anziché pensare a queste cose, loro ebbero il sogno, l'intuizione del federalismo europeo, degli stati federati d'Europa. FG ha raccolto quest'idea che era nell'aria, così come si raccoglie nell'aria il lievito madre, no?
E niente, ci ha portato a Strasburgo, insomma a Bruxelles, scusa, con questi ricorsi. Ricorsi che qualunque cittadino può avviare e noi, se qualsiasi cittadino volesse, si sentisse leso nei suoi diritti e volesse avviare procedure di infrazione, lo aspettiamo. Tutti i martedì sera ci vediamo noi di Radicali Roma in via di Torre Argentina 76 alle 20:30. E presenteremo procedure, avvieremo insomma procedure di infrazione contro lo Stato italiano. Allora, ringraziamo Maria Laura Turco per questo angolo della poesia e della politica e della legalità ovviamente, e per questa esclusiva su Libre TV. Ovviamente le diamo appuntamento su Libre TV per altre cose, e poi ci si vede ovviamente alle riunioni di Radicali Roma. Grazie, ciao.